Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica, nuova barriera di esazione, questo si legge in un documento della società Strada dei Parchi inviato al Ministero dei Trasporti e alla Regione Abruzzo che smentirebbe il presidente Luciano D'Alfonso, secondo il centrodestra e Forza Italia, in merito al pagamento dell'asse attrezzato e della Teramo Mare. Ci dice di più nel servizio Francesca Romana Testi. È una marcia decisa e compatta quella del centrodestra contro il pedaggiamento dell'asse attrezzato e della strada statale 80, meglio nota come Teramo Mare. Dopo la prima denuncia portata avanti dal consigliere regionale Lorenzo Sospiri sul carteggio avvenuto tra la società Strada dei Parchi e il governatore D'Alfonso, poi smentita da quest'ultimo, si arricchisce la documentazione a testimonianza della volontà di mettere a pagamento due importanti arterie di traffico abruzzese. Noi che facciamo un'opposizione costruttiva non stiamo tanto lì a dire che ha smentito, non doveva smentire, che adesso le carte smentiscono la smentita, noi stiamo a dire che prepariamo un documento così che il Consiglio regionale e il Governo regionale abbiano la possibilità di esprimersi con molta chiarezza. È nel documento intitolato Interventi di adeguamento a 24 e a 25 che si legge a pagina 64 di V07 e V08 nell'ordine asse attrezzato Chieti Pescara e strada statale 80 Teramo Mare, dove compare la dicitura realizzazione di una nuova barriera di esazione e proprio su questo il centrodestra la conferma che cercava. C'è scritto esazione, esazione dinamica, esazione significa pedaggio. E adesso senza tanto agitarsi, il Consiglio regionale e il Governo regionale hanno il dovere di dire di no, perché non si può continuare a tartassare i cittadini in questa maniera. Abbiamo già anche alcune tra le autostrade più care d'Italia e quindi la Teramo Mare e l'asse attrezzato di Pescara non possono essere messi a pagamento. È molto semplice e sarà molto facile perché noi presenteremo una risoluzione in Consiglio regionale e quindi il Governo regionale e il Consiglio saranno chiamati a esprimersi. Noi confidiamo in un no generalizzato, molto chiaro e molto netto. Adesso ci spostiamo all'Aquila per parlare del progetto case. Il consigliere Giorgio De Matteis accusa il sindaco di L'Aquila Massimo Cialente di non aver dato seguito all'allarme da lui stesso lanciato al governo nel 2014 sul malfunzionamento degli isolatori sismici del progetto case. Il servizio di Filippo Tronca. Inutile scrivere, tanto non ti risponderà nessuno. Non lesina l'ironia il consigliere di opposizione al comune dell'Aquila Giorgio De Matteis, sventolando la lettera del sindaco Massimo Cialente inviata al presidente del consiglio Matteo Renzi per chiedere lumi sulla futura destinazione dei 4.500 alloggi post-sismici del progetto case, tenuto conto degli alti e proibitivi costi di gestione a carico del comune e ricordando che un buon numero dei dissuasori antisismici su cui c'è un'inchiesta in corso sono difettosi o comunque non a norma e andrebbero sostituiti, ma con un costo proibitivo di oltre 10 milioni di euro. Il danno è stato fatto, spiega però De Matteis. La verità è che il comune non doveva acquisire a scatola chiusa il progetto case ed utopico pensare adesso che il governo risponda a correre al riparo, visto che inutile è stata anche una lettera dei contenuti più o meno identici che Cialente ha scritto nel maggio 2014 sempre al presidente del consiglio Renzi. E viene poi da chiedersi se i dissuasori, come sostiene il sindaco, sono difettosi, cosa potrebbe accadere in caso di un altro terremoto? Perché non si prendono provvedimenti a tutela della sicurezza di migliaia e migliaia di cittadini? Beh, due anni fa, 2014, 12 maggio, Cialente scrive appunto alla Corte dei Conti e alla Procura della Corte dei Conti e al Governo, cioè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, certificando con una nota da lui firmata la inefficienza, i limiti e la non sicurezza degli isolatori sismici. Questo risale a due anni fa. Nell'arco di due anni non ha preso non ha svolto nessuna attività che consentisse di mettere in sicurezza, sostituire, come lui diceva, mettere in sicurezza queste strutture, gli isolatori sismici che sono fondamentali in caso di terremoto. Quindi siamo di fronte ad una gravità estrema. Oggi di nuovo chiede al governo ciò che avrebbe dovuto fare due anni fa, quindi per due anni e da due anni
e evidentemente anche dall'inizio in cui sono stati montati questi isolatori sismici, ben 5.000 non sono omologati né omologabili e presentano dei limiti di efficienza evidenti dal punto di vista della sicurezza. Io l'ho chiesto 2 anni fa cosa intendeva fare, per 2 anni è stato silente. Oggi scopriamo che in questi 2 anni di inefficienza e di malgoverno di questo tipo di situazione siamo di fronte a una gravità estrema dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista delle risorse finanziarie spese. Il Comune dell'Aquila, che è proprietario oggi di queste strutture, dovrebbe utilizzare ben 10 milioni per poterli sostituire. Ancora non l'ha fatto e lo deve fare. Siamo di fronte a una omissione gravissima in termini di sicurezza che naturalmente ha come unico responsabile Cialente, avendo scritto lui stesso 2 anni fa dell'esistenza di questi problemi. Dopo Ryanair sarebbe a rischio anche la permanenza di Alitalia nell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, almeno questa è la denuncia di Pescara Mi Piace attraverso Armando Foschi, che rende pubbliche voci inerenti i dissapori tra la compagnia di volo e la regione Abruzzo. Vediamo. Pescara Mi Piace lancia un altro allarme sempre inerente all'aeroporto internazionale d'Abruzzo. In questo caso si parla all'Italia, è paventato anche lì il rischio di una dipartita? Sì, le voci sono fondate e provengono tutte da Roma. All'Italia non ha gradito gli atteggiamenti da parte del governatore D'Alfonso e da parte del management Saga nei confronti di Ryanair. Questo perché all'Italia ha investito sull'aeroporto di Pescara, sulle tratte Pescara-Fiumicino, da oggi, anzi da ieri, nei prossimi 3 anni circa 20 milioni di euro. Questa è la parte politica. La parte tecnica è che Alitalia dovrebbe perdere il contratto che attualmente con Mistral Air, che con i quali vettori fornisce servizio sull'aeroporto di Falconara, Ancona, Falconara e Trieste. Quindi ha bisogno di coprire queste tratte e andrebbe a togliere gli aerei che attualmente ruotano su Pescara Fiumicino. Quindi ci sarebbe una riduzione drastica delle rotte su Pescara Fiumicino. È un futuro pessimo, perché rompendo gli accordi su Pescara potrebbe anche togliere il Pescara Milano, visto che è servito da Ryanair su Bergamo. Secondo voi queste informazioni sono arrivate anche al governatore d'Abruzzo? Io penso di sì, visto che anche il sindacato è stato informato, quindi le voci sono abbastanza fondate e D'Alfonso, il governatore, deve preoccuparsi per il suo management in Saga e l'ENAC deve avviare subito il commissariamento stesso della Saga per non perdere tempo e per non creare una cattedrale nel deserto. Cambiamo argomento, apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Sono 7 gli indagati per la morte di Federico Agostinone, l'operaio che ha perso la vita mentre lavorava a 10 metri di altezza su un carro ponte in una azienda di Tortoreto. Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Teramo. Omicidio colposo, è questa l'ipotesi di reato alla base dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Teramo di 7 persone sotto inchiesta per la morte di Federico Agostinone, 36enne operaio di Montesilvano, papà di una bambina di 8 anni, morto schiacciato contro una trave del soffitto mentre lavorava a 10 metri di altezza sul cestello di un carro ponte nel piazzale della ex RDB a Tortoreto in provincia di Teramo. Si tratta di un atto dovuto, quello a firma del PM Silvia Scamurra, che ha anche disposto l'autopsia sul cadavere dell'uomo dipendente della DG Service di Montesilvano, incaricata dalla Ital Prefabbricati, proprietaria dello stabilimento di manufatti di cemento per l'edilizia, di smontare le attrezzature all'interno della ex RDB dichiarata fallita. Gli indagati sono i dipendenti delle varie ditte che erano responsabili della sicurezza nel cantiere. L'incidente è avvenuto martedì dopo le 10.30 sul cestello manovrato dallo stesso Agostinone, operaio di lunga esperienza. Qualcosa quindi non ha funzionato e a nulla sono serviti i soccorsi dei colleghi allertati dalle urla dell'uomo. Sulla dinamica dell'incidente continuano ad indagare i carabinieri di Tortoreto. Ben 120 le ispezioni eseguite sulla filiera della pesca, 17 le sanzioni amministrative comminate per un importo complessivo di quasi 35.000 euro e mezza tonnellata di prodotto ittico sequestrato. Questi numeri che rendono conto dell'attività condotta dal 15 al 21 marzo scorso dagli uomini della direzione marittima nell'ambito dell'operazione Safe Fish, l'operazione condotta su tutto il territorio di competenza della direzione Abruzzo e Molise, oltre che a tutelare il consumatore finale da possibili frodi alimentari, ha avuto anche quale primario obiettivo la tutela degli stock ittici sottoposti a una particolare protezione a livello europeo, come il tonno rosso e il pesce spada.
Momenti di tensione ieri pomeriggio ad Avezzano per l'arrivo del leader della Lega Nord Matteo Salvini in occasione dello sgombero della casa Ater occupata abusivamente da una donna di etnia Rom con una bambina. Andiamo a vedere quanto accaduto in questo servizio. Vieni qua, vieni a rompersi i coglioni qua per una ragazza che ha occupato una casa. Lo sai quanti occupanti ci avevamo a Avezzano? 300 di occupazione ci stanno. 300! Dopo 15 giorni di occupazione abusiva, la giovane donna di etnia Rom, Rosa Morelli, e la bambina hanno dovuto liberare la casa dell'Ater di Avezzano. È stata la polizia locale, affiancata da un imponente schieramento di forze dell'ordine, a portare a termine l'operazione, dando esecuzione al provvedimento firmato dal giudice del tribunale di Avezzano. Alle prime ore della mattina in via Mattarella hanno fatto la loro comparsa auto di polizia, carabinieri, vigili e anche un mezzo della polizia celere giunto da Roma, e con loro anche Croce Rossa e Misericordia. È stato necessario anche il loro intervento poiché la 24enne, durante l'ingresso delle forze dell'ordine dopo urla che hanno rimbombato a distanza, ha avuto un malore. La donna, dopo essere uscita dall'abitazione, si è rivolta ai rappresentanti dell'Ater chiedendo il perché di quell'intervento massivo solo per lei. Presenti alla scena tanti inquilini del palazzo e anche i parenti della ragazza, che si uniscono alle sue grida e sugli agenti della celere il lancio di uova e pomodori. I parenti di Rosa Morelli più tardi hanno chiesto l'incontro con il sindaco del comune per chiedere una soluzione abitativa alla giovane mamma. Nella stessa giornata era stato annunciato l'arrivo di Matteo Salvini, da sempre in prima linea nella lotta contro le occupazioni abusive, che nonostante si trovasse a Bruxelles nel giorno degli attentati non ha mancato l'appuntamento. Io vi ringrazio. Ieri a Bruxelles è stata una giornata un po' impegnativa, con gli ennesimi morti, figli del buonismo e dell'accoglienza a tutti i costi, e spero che siano gli ultimi, perché qua si tratta di non far arrivare più potenziali delinquenti in casa nostra e di accogliere chi scappa. Aveva annunciato di voler liberare la casa con una ruspa, come ha recitato per mesi anche nelle reti nazionali sul caso dei campi Rom. Le forze dell'ordine al suo arrivo hanno creato un cordone di sicurezza per evitare altri tafferugli. Il segretario della Lega Nord, circondato da sostenitori, ha tenuto un comizio senza voler incontrare né parlare con i familiari della ragazza, che hanno ripetutamente chiesto di parlare con lui, ricordando di essere italiani e mostrando anche la bandiera tricolore. E Matteo Salvini ieri è stato anche a Lanciano e questa mattina ci sono stati striscioni e un flash mob in piazza Plebiscito proprio a Lanciano contro il comizio che è stato tenuto ieri dal leader della Lega Salvini sotto il municipio, giunto a Lanciano per annunciare la partecipazione della lista Noi con Salvini alle prossime elezioni amministrative. La manifestazione odierna si è svolta al termine della presentazione in comune da parte del sindaco Mario Pupillo del mese della Resistenza, che a Lanciano, città medaglia d'oro al valor militare, celebra dal 31 al 30 aprile, dal 31 marzo al 30 aprile prossimi. E l'abbiamo sentito anche nel servizio arrivato da Avezzano parlare di Bruxelles, di quanto accaduto negli attentati terroristici. Ieri pomeriggio a Pescara c'è stata una manifestazione all'interno della sala consiliare a sostegno proprio delle vittime degli attentati di Bruxelles. È intervenuta anche una rappresentante della comunità araba, il servizio di Paolo Renzetti. Ma è stato tutti noi a dire che il terrorismo non vincerà e che ora le istituzioni nazionali e internazionali devono unirsi e riaffermare nel mondo i valori della pace, della libertà e dell'uguaglianza. Anche a Pescara vogliamo testimoniare tutti insieme che questi sono i nostri principi democratici e che nessuna violenza potrà metterli in discussione. Siamo cittadini europei che chiedono una umanità verso i rifugiati e allo stesso tempo intelligenza e fermezza contro i terroristi. Siano queste le armi che l'Europa mette in campo per rispondere all'orrore di Bruxelles. Siamo con una rappresentante della comunità araba di Pescara, anche voi partecipate a questa manifestazione, a questo sit-in per Bruxelles. Voi siete islamici, certo, e condannate quanto è accaduto, certo, a Bruxelles. Io in prima linea, io sono stata una delle promotrici di Siamo Qui, la manifestazione del 20 marzo,
quella che abbiamo fatto a Pescara, abbiamo coinvolto tante enti, tante associazioni, istituzioni per dire no alla guerra, al terrorismo, al razzismo, e poi sentiamo che dopo 2 giorni succede questa cosa qua. Io condanno fermamente perché non mi rappresentano, non rappresentano la comunità araba islamica che vive tra l'altro da tanti anni qui e che non condivide le ideologie sbagliate, perché per me terroristi non hanno né religioni né appartenenze, e quindi loro uccidono i valori di tutti quanti noi, dell'umanità e i principi sani, non soltanto il cuore dell'Europa, diciamo, o l'European in modo particolare. E potevo starci io all'aeroporto, chiunque, quindi io condanno questi atti e non li accetto né io né la mia comunità. Restiamo al comune di Pescara, ma cambiamo decisamente argomento e veniamo alle beghe dell'amministrazione relativamente al caso balneabilità del mare. Il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio, si difende dalle accuse ricevute dopo la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche proprio sul caso balneabilità della scorsa estate. Ribadisce di aver preso visione delle analisi incriminate con 3 giorni di ritardo e di aver fatto tutto il necessario per tutelare i cittadini. Sentiamo. Non ci sta le polemiche scaturite dopo la pubblicazione delle intercettazioni sul caso balneabilità di quest'estate, Enzo Del Vecchio. Dopo la richiesta di dimissioni avanzata dall'opposizione nel corso del Consiglio Comunale, decide di fare alcune precisazioni su quanto circolato negli ultimi giorni. Gli atti sono alla portata di tutti, sono pubblici. Riportare questi atti in maniera parziale o distorta chiaramente alterano quella che è la realtà dei fatti. Io ho letto, ho visto notizie che non rispondevano alla realtà. Ci sono gli atti, ci sono le intercettazioni ed è da quell'intercettazione che si comprende che i dati sono arrivati nella giornata del 3 di agosto. Ora, l'errore della macchina amministrativa, di un comune farraginoso che non riesce a... sono questioni che attengono a un altro profilo che sicuramente qualcuno valuterà. Quello che ho voluto precisare è che le responsabilità possono partire da quella data, da quel momento. Peraltro, leggendo i dati in maniera corretta, si evince che purtroppo per diciamo, un flusso non coerente con i prelievi delle acque, danno valori e danno risultati a distanza di qualche giorno. In quelle giornate in cui si presumeva che il mare non fosse balneabile, in realtà era balneabile. Quindi, insomma, la riflessione va fatta a tutto tondo e non come qualcuno vorrebbe fare. Torniamo all'Aquila. Oggi in commissione consigliere Garanzia ha chiesto chiarimenti sugli incarichi da 400.000 euro a 10 liberi professionisti aquilani senza attingere alle graduatorie del concorsone della ricostruzione. Vediamo. Esplode in Consiglio Comunale il caso dell'assunzione a chiamata diretta di liberi professionisti da impiegare negli uffici della ricostruzione pubblica, al costo che va dai 14.000 euro per 6 mesi ai 28.000 euro per 1 anno, tra loro anche persone imparentate con consiglieri comunali. Oggi in Commissione Garanzie il consigliere socialista Gianni Padovani ha fatto in particolare notare che la determina di assunzione a firma della dirigente Enrica De Paulis non ha tenuto conto della delibera di giunta che imponeva di scegliere i professionisti dall'elenco degli idonei del concorso RIPAM Abruzzo, il cosiddetto concorsone, quello bandito dopo il terremoto per l'assunzione di circa 300 persone a tempo indeterminato da impiegare negli uffici della ricostruzione, o in alternativa ad altre graduatorie esistenti nell'ente per il conferimento di incarichi professionali. E si parla di assistenza tecnica specializzata e quindi di incarichi esterni che non riguardano quindi personale interno, ma le procedure, la legge va comunque rispettata e la legge dice, come lo afferma poi più volte la Corte dei Conti, che per dare incarichi esterni bisogna innanzitutto fare una ricognizione preventiva all'interno dell'ente per vedere se ci sono delle professionalità che possono fare lo stesso lavoro. Lei sospetta favoritismi? Ma sicuramente quando si leggono questi tipi di determine è normale che viene da pensare che ci siano stati dei favoritismi, però ad oggi non so dirle se effettivamente è stato fatto oppure no.
tutto a norma, però ha assicurato la dirigente De Paulis. Nell'elenco degli idonei RIPAM non c'erano le figure richieste, ma solo neolaureati senza esperienza o senza le competenze molto specifiche richieste nei nostri uffici, che non ha mancato di ricordare De Paulis, subiscono un drammatico problema di carenza di personale. Ed ora una notizia che riguarda le trivelle. Il Ministero dell'Ambiente, dopo aver ricevuto la diffida presentata dai legali della provincia di Teramo, da 7 comuni della costa teramana e da 2 comuni marchigiani, Cupra Marittima e Pedaso, ha riperimetrato l'area della concessione alla società inglese Spectrum, area che oggi ricade al di fuori delle 12 miglia, la cosiddetta fascia di tutela. La nuova riperimetrazione è stata pubblicata sul bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse del 4 di febbraio. E adesso andiamo a Francavilla, riaprirà a luglio il ponte sul fiume Alento, oggetto di lavori di rifacimento e di allargamento dei marciapiedi, si prevedono disagi alla circolazione. Resterà chiuso per 4 mesi il ponte sul fiume Alento a Francavilla al Mare. Partono i lavori dedicati al rifacimento dei marciapiedi, ora pressoché inesistenti, sul tratto di nazionale che attraversa il fiume. Un intervento lungo e costoso, ma che promette di risolvere i disagi e la situazione di pericolo per chi attraversa quotidianamente quel tratto di strada a piedi o in bicicletta. L'intervento sul ponte sul fiume Alento, che dovrebbe terminare a luglio, fa parte del progetto A Piedi Sicuri, grazie al quale Francavilla, comune capofila, ha ottenuto un finanziamento di quasi 400.000 euro da destinare al rifacimento del ponte. I lavori inizieranno subito dopo Pasqua, martedì 29 marzo, sono stati affidati tramite gara alla ditta Primavera Florideo e rendono necessaria la chiusura del tratto di Statale 16, compreso tra la rotatoria di Via Pola e quella di Via della Rinascita. Pertanto il traffico verrà deviato nella zona dello stadio Valle Anzuca, ma saranno praticabili anche il lungomare e le vie parallele. Apriamo la pagina dello sport, questa volta partiamo dalla Lega Pro perché ieri si è giocato il derby del Gran Sasso tra Teramo e l'Aquila. I biancorossi sono riusciti a spuntarla per 2-1, inguaiando l'Aquila che ripiomba in zona play-out. Davanti ai 1.800 spettatori del Bonolis, di cui 300 dall'Aquila, il Teramo torna a vincere il derby del Gran Sasso a distanza di quasi 3 anni coi gol dei giganti Moreo e Caidi. Decisivo il secondo tempo, meglio interpretato dai padroni di casa, anche se l'Aquila grida vendetta per l'occasionissima sciupata nel finale da Perna. Come nelle previsioni, il tecnico di casa Vivarini conferma l'11 che ha impattato ad Arezzo, con Moreo preferito a Forte, Cecchini a sinistra e Petrella inizialmente in panchina. Mossa a sorpresa di Perrone rispetto allo 0-0 col Pisa, San Domenico largo nel 3-5-2 al posto di De Francesco, con De Sousa ad affiancare Perna. In campo gli ex Ligorio e Milicevic. In tribuna tanti addetti ai lavori: il presidente del Pescara Sebastiani, i papabili di S Teramani Minguzzi e Lupo, quello del Lanciano Leone, l'ex tecnico Frentano D'Aversa. L'avvio di partita è al piccolo trotto, ma le prime fiammate sono di rilievo. 14esimo, punizione di Milicevic e spettacolare sforbiciata di Boulevardi che coglie il palo. La risposta teramana è vincente, discesa di Cecchini che mette dentro un pallone basso e teso che fa fuori la difesa aquilana, piattone di prima intenzione di Stefano Moreo e palla all'incrocio. 1-0 per il Diavolo, che torna a segnare dopo 3 partite. Per l'Airone, sesto gol, l'ultimo lo aveva segnato a Lucca lo scorso dicembre. Il Teramo però non sfrutta bene il vantaggio, perde il capitano Speranza per un problema muscolare alla mezz'ora, dentro Caidi. L'Aquila fa fatica a creare, con San Domenico troppo fuori dal gioco e centrocampo povero di idee. Così, dopo alcuni velleitari tentativi dalla distanza, la squadra di Perrone può approfittare delle incertezze del portiere teramano Tonti, che al 38esimo regala un pallone a Perna, il quale non ne approfitta, e dopo 6 minuti respinge male un destro dalla distanza di San Domenico. Boulevardi, in posizione regolare, insacca per il suo primo gol in maglia rosso-blu. Nella ripresa Perrone toglie De Sousa, dentro De Francesco e San Domenico di punta, ma il Teramo a giocare con un piglio più autoritario. Già al 5° sponda di Moreo per Di Paolo Antonio, che impegna Scotti. Al 9° spunto di Brugaletta e cross per Lenoci, che schiaccia il tiro alto di un soffio. Al 20esimo Vivarini gioca la carta a Petrella al posto di Paolucci, ma al 24esimo a strappare applausi è ancora l'Airone Moreo, con questo numero. Ottima la sua partita. L'Aquila torna a farsi vedere al 28esimo. Il corner di San Domenico mette in affanno Tonti, per Rotta salva sulla linea, poi l'ex Milicevic nel mucchio viene murato. E dopo 3 minuti arriva il gol partita. Corner di Di Paolo Antonio e colpo di testa imperioso di Nebil Caidi al suo secondo centro stagionale. Il Teramo gestisce il risultato fino al 4° minuto di recupero, quando San Domenico offre un pallone solo da mettere dentro a Perna, che incredibilmente sbaglia. Il Teramo sorride, all'Aquila resta il rammarico e la rabbia dei propri tifosi.
Il Teramo ha fatto secondo me una buonissima prestazione in linea con le altre. Oggi siamo stati un po' più fortunati sugli episodi, cioè anche se abbiamo avuto altre occasioni che potevamo far gol, però anche diciamo, siamo riusciti a fare due gol, quindi questo è un qualche cosa di grande che ci ha permesso poi di legittimare sicuramente il risultato. Non solo per l'azione finale, ci sono stati sicuramente parecchi episodi che non ci hanno girato bene, a partire dal palo interno, salvataggio, due salvataggi sulla linea, il tiro di Milicic impallato, il gol che è venuto da un'azione irregolare precedente, un fallonetto su Cosentini non fischiato e poi l'ultima azione, quindi ce n'è per essere rammaricati. Adesso saliamo di categoria, andiamo in Serie B per vedere gli arbitri delle abruzzesi. Lanciano Perugia sabato sarà diretta da Candussio, Di Cervigliano, Cagliari e Dapice i suoi assistenti, mentre Ternana Pescara sempre sabato sarà diretta da Battista, Di Molfetta, Di Salvo e Rocca gli assistenti. Restiamo sempre in Serie B perché ieri, prima della partenza per il ritiro romano del Pescara, la Lega di Serie B ha fatto visita ai giocatori del Delfino per spiegare il progetto Regoliamoci e per parlare di match fixing. Gianluigi Pocchi, la Lega di Serie B crede molto in questo progetto Regoliamoci, la conoscenza delle regole ma anche la conoscenza del fatto che ci sono delle responsabilità da parte dei calciatori, in particolare per il match fixing. Esattamente, da due stagioni sportive promuoviamo un progetto denominato Regoliamoci, tutto parte dalla conoscenza Regoliamoci, sul presupposto che le regole per essere rispettate devono essere prima conosciute. Il progetto si traduce in un tour che passa in tutte le 22 società che partecipano al campionato di Serie B con un corso di formazione dedicato a prime squadre e settori giovanili con riferimento alle primavere e allievi nazionali. Andiamo a parlare di match fixing, quindi di partite truccate, e analizziamo il tema dal punto di vista legale in primis e dal punto di vista del monitoraggio. La Lega da questa stagione sportiva si avvale di Federbet per il monitoraggio e per la formazione. Spieghiamo ai ragazzi ma anche agli staff quali sono le dinamiche legate al monitoraggio e gli aspetti legali e penali. Nel momento in cui c'è un tentativo di combine, che questo mercato delle scommesse impazzisce, gli spieghiamo come è facile riuscire a risalire agli autori delle giocate, gli spieghiamo esempi concreti di cellule di telefono agganciate a agenzie di scommesse appena prima della partita in cui partivano le giocate anomale su un determinato risultato. In pratica isoliamo la possibilità di crearsi un alibi, che è la cosa più importante per tutelare il calcio, per tutelare la società del Pescara e per tutelare la Lega di Serie B. Questi servizi realizzati da Andrea Costantini. Adesso cambiamo argomento ma restiamo sempre nell'ambito dello sport. Il Vate, pioniere del giornalismo sportivo, è un D'Annunzio inedito quello raccontato dal collega Gianmarco Menga nel suo primo libro Sportivamente D'Annunzio, presentato ieri all'Aurum di Pescara. Sportivamente D'Annunzio è già diventato un libro di grande successo, quasi un caso editoriale, una grande soddisfazione per te che sei alla prima pubblicazione, speriamo la prima di tante altre. Beh sì, la soddisfazione è tantissima, anche perché non mi aspettavo veramente tutto questo boom mediatico. Probabilmente si sono toccate le note giuste, soprattutto di un personaggio che per certi punti di vista può essere anche scomodo. Ho cercato di trarne appunto una linea ed un'immagine giovanile, fresca, abbinandoci anche la passione del mio lavoro, che è quella del giornalista sportivo. Come è nata l'idea di scrivere un libro su D'Annunzio, sportivo e giornalista? Beh, è nato tutto dagli studi accademici fatti alla Sapienza di Roma. In quel caso feci appunto uno studio parallelo tra letteratura e giornalismo in Gabriele D'Annunzio. Successivamente ho abbinato a questo la passione per il giornalismo sportivo e ho scoperto tante chicche che riguardano D'Annunzio sia come cronista sia come cultore in prima persona del corpo e dello sport. Nel libro si parla anche di D'Annunzio come giornalista e molti non sanno che D'Annunzio è stato anche giornalista. È stato anche giornalista, è stato fondamentale per lui l'attività giornalistica per farsi conoscere ed entrare nel mondo. Molti non sanno che è stato anche pioniere del giornalismo sportivo, in particolare proprio sul quotidiano La Tribuna di Roma a fine Ottocento, cronache di sport, in particolare corse di cavalli, duelli di scherma, corse di cani, e propose questa rubrica chiamata Sport ed altro nel quotidiano La Tribuna di Roma, pensate, più di
di 11 anni di distanza dalla nascita della Gazzetta dello Sport, quindi un vero pioniere del giornalismo sportivo. Primo libro, d'obbligo i ringraziamenti a chi? Beh, ringraziamenti più grandi vanno sicuramente a due degli studiosi più importanti, credo, nel panorama nazionale, il presidente del Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, e l'ex presidente del Vittoriale degli Italiani, nonché curatrice dei Meridiani Mondadori, Anna Maria Andreoli. Sono loro due le figure portanti che mi hanno aiutato in questi studi, oltre che due storici dello sport che tengo a nominare in questa sede, Sergio Giuntini e Marco Impiglia, per soprattutto le loro importanti informazioni e le curiosità che mi hanno fornito su D'Annunzio Sportivo. È tutto, prossimi appuntamenti con il TG6 alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, buona giornata.